Professionalità e cortesia? Tutto questo lo puoi trovare da CRE di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. Ci trovi in via 25 luglio 67 a Cava dei Tirreni. È stato presentato questa mattina, presso la sala convegni del Monastero di San Giovanni di Cava dei Tirreni, lo stato dell'arte di tutti i progetti che rientrano nel programma integrato Città Sostenibile, finanziato dal programma operativo FESR 2014-2020 per una somma pari a più di 11 milioni di euro. Nel corso dell'evento è stato annunciato anche il riconoscimento di ulteriori risorse pari a circa 8 milioni di euro, che andranno a incrementare il programma di interventi destinati alla città metelliana. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Vincenzo Servalli, la consigliera comunale Anna Padovano Sorrentino, il dirigente responsabile Luigi Collazzo, l'assessore all'urbanistica della Regione Campania Bruno Di Scepolo e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Stamattina qui a Cava dei Tirreni per parlare del programma integrato Città Sostenibili, un finanziamento e un progetto che ha permesso la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle frazioni di questa città. Un bel programma che riguarda sia la riqualificazione di alcuni territori, zone ex prefabbricati, San Pietro, Santa Lucia, la realizzazione di centri culturali e anche realizzazione di strutture sociosanitarie. Ovviamente questo programma va avanti perché abbiamo deciso di dare un ulteriore finanziamento al Comune di Cava per altri 8 milioni di euro, quindi complessivamente investiamo a Cava come regione 20 milioni di euro. È una cifra importante che consente di fare bellissimi interventi. È un programma importante perché ci sta consentendo di fare una serie di interventi sul terreno della tutela del territorio, della sostenibilità, della salvaguardia dei luoghi importanti della nostra città, creare degli spazi di vivibilità nei quali i giovani, le persone anziane, le famiglie si possono ritrovare, che sono le linee di tendenza che si seguono in tutte le più importanti città europee ed italiane. In questo momento nella città di Cava dei Tirreni ci sono investimenti per decine di milioni di euro, una città viva con dei cantieri importanti, tutti improntati a questa linea di tendenza. Oggi in effetti abbiamo questo evento di condivisione dello stato di attuazione dei finanziamenti del programma integrato Città Sostenibile. Con gioia viviamo questo momento perché quello che sembrava essere, diciamo, una sfida irrealizzabile trova concretizzazione oggi e ci avviamo noi nei prossimi mesi a procedere con l'inaugurazione dei diversi progetti. C'è un fattore che vorrei sottolineare, il fatto che per la prima volta questo programma di investimenti è, come dire, strutturato sulle zone frazionali, quindi ben 6 interventi degli 8 hanno praticamente ad oggetto il recupero, la ristrutturazione di siti che si trovano nelle frazioni, che sono poi alla fine lo scrigno delle tradizioni, dei saperi, dei ricordi e dove è fortissimo il senso di identità dei cittadini. E quindi noi partiamo fondamentalmente dalle principali frazioni della città fino ad arrivare al cuore degli interventi che praticamente sono localizzati al centro città e sono gli interventi del potenziamento culturale integrato. I progetti dei vari interventi in corso di realizzazione si avvalgono anche del dialogo con varie associazioni del territorio, teso a sviluppare al meglio l'idea di valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico della città. E questi progetti fondamentalmente sin dall'inizio hanno avuto una fase di condivisione e compartecipazione dei cittadini molto ampia, quindi sono state diverse le associazioni e mi corre ringraziare quella che è stata la collaborazione con tante associazioni, con il Centro Studi per la Storia della Città di Cava, con la Cooperante per la Disabilità, quindi un elemento di condivisione molto forte che ha portato i vari soggetti a sentirsi protagonisti di questo processo di cambiamento in atto, insomma, in città e che va a ridisegnare proprio degli spazi e dei luoghi. C'è sicuramente un'altra sfida da cogliere e magari da vincere, che è quella praticamente di far sì che questi siti, quindi questo immenso patrimonio culturale e paesaggistico che si recupera grazie a questi finanziamenti ed investimenti, sia praticamente un volano di sviluppo turistico e culturale, quindi non vi sia una vivibilità solo locale di questi spazi, ma dobbiamo avere consapevolezza della forza e della ricchezza e quindi del potenziale di promuovere in regione, ma perché no a livello nazionale e internazionale, i nostri siti.